Sì, è stata un'esperienza importante perché comunque ambientarsi, sapere ambientarsi in fretta in un altro campionato è una cosa che ti fa crescere e come ogni mio anno calcistico mi sono portato dietro, ho arricchito il mio bagaglio e me lo porto dietro. La cosa fondamentale è stata sentire la fiducia del mister e della società da subito, che sono stati subito interessati a volermi e quindi credo che quando ti fanno sentire, tra virgolette, importanti, che ti vogliono a tutti i costi, credo che non ci sia da aspettare niente. Sì, ormai è 3 anni che la faccio, l'ho fatta anche a Catania. Questione solo di esperienza. La questione è che per salvarsi bisogna pedalare, bisogna correre più degli altri, sicuramente ci saranno difficoltà perché ci sono squadre importanti. Però noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e sappiamo quali sono le squadre con cui non dobbiamo sbagliare. Adesso iniziamo uniti e compatti e ci sarà da lottare fino alla fine. Partiamo al di sotto solo delle grandi squadre, Napoli, Inter, Milan, Juve. Del resto, come tutte, c'è da lottare. Quindi non siamo inferiori a nessuno, ecco. Secondo me no, perché in Spagna forse le prime 3-4 squadre sono veramente tanto più forti rispetto alle altre, perché comunque in questo momento la verità è che i migliori al mondo giocano lì in Spagna. Però tolte quelle 3-4 squadre il livello non è assolutamente più alto, magari non è più basso dell'Italia, ma non è di certo più alto. È molto più difficile la Serie A. Molto più difficile, sì.